Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. E allora, oggi vi farò vedere due o tre batterie, vediamo cosa troviamo su AliExpress. AliExpress è uno degli store asiatici più grandi che c'è su internet. E allora andiamo a cercare batteria litio, mettiamo 48 volt 20 ampere ora. Voglio farvi vedere una cosa. Quando io vi dico state attenti, occhio a quello che comprate, non prendete immondizia, e ora vi farò vedere perché. E allora andiamo, scegliamo vediamo cosa abbiamo qui. Questa mi ispira. E allora questa è una 36 volt 10S4P 60 ampere ora. Benissimo ragazzi, 60 ampere ora, e lo sottolineo. E 42 volt massimo, perfetto. E allora prendiamo la calcolatrice e voglio farvi vedere cosa intendo con fregature. E allora questa batteria dice che monta, vediamo se almeno lo dice, monta celle da, non lo dice, ovviamente non lo può dire, perché anche un asinello andrebbe a capire che c'è la fregatura. Va bene, e allora mettiamo il caso che questa batteria sia composta da celle da 3005, che sono 18650, perché questa è fatta da celle 18650, sì? Vediamo se si salvano in calcio d'angolo. No, 18650, perfetto. Perciò una 18650 più grande in questo momento è la 3005. Abbiamo detto che questo è un pacco batterie da 4P, perciò facciamo per 4, ragazzi miei, 14 ampere ora. 14 ampere ora contro 60 ampere ora. 4P vuol dire che ce ne sono 4 in parallelo. E infatti le dimensioni, la forma, ok, ci siamo. 1, 2, 3 e 4, perciò ci siamo, 10 serie 4P. Ma questi 60 ampere ora, ragazzi, da dove escono? Ma che cosa vogliono fare? 69 euro, tra l'altro. Fa il conto che sono 10, sono 40 celle. Una 3005, la migliore, può costare anche 7 euro. Oh, vabbè, mettiamo 6 euro, 6 per 40, solo di celle ci sono 240 euro, solo di celle, ok, perfetto. Nella realtà, al 99%, questa batteria monta celle da, e deve andare bene, e deve andarvi bene, da 2000 mAh, per 4 è una 8 ampere, ragazzi, 8 ampere. La spacciano per 60 ampere ora. State attenti. Andiamo oltre, ne possiamo prendere un'altra. Questa è una 36 volt, 30 ampere ora. 4, siamo sempre lì. Abbiamo detto che 3.5 per 4 sono 14. Come fa ad essere 30 ampere ora? E non ci siamo neanche qui. Andiamo nel negozio di questo tizio e divertiamoci un po'. E allora, 14.000, 14.000, 16.000, 60.000, mamma mia, 13.000? Oh mamma, e questa? Questa ragazza è una 12 volt da 13 ampere 8. 12 volt, e come 13 ampere, sono 6 celle, sono 6 celle ragazzi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, perciò è una 3S2P, questa nella realtà, se fosse fatta da celle da 3005,
Niente, mi si è riconnesso NordVPN, quanto lo disinserisco. E poi farò qualche video se volete, è un buon programma. Ah, poi ok, ci sono problemi che ne parleremo anche dopo. E continuiamo, perciò queste sono 2P ragazzi. 2P vuol dire 3,5 A per 2, utilizzando le migliori sono 7. Come arriviamo a 13,8? Come? Oh mamma, voglio prenderne una grandissima. Una grandissima, una grandissima, una grandissima. Prendiamo una 60 volt. Vediamo cosa abbiamo come 60 volt. E guardate i prezzi, ragazzi. 99 euro, 119, 109, 89. Perciò la più grossa 60 volt è 10 ampere ora, 12 ampere ora. 12 ampere ora da ok, perciò 60 volt, 12 ampere ora, quantità e dimensioni, perciò sono 16 in serie per 2 in parallelo, ragazzi. 2 in parallelo vuol dire che abbiamo in questo pacco batterie montate, sono 18650, fammi vedere, altezza 66, perciò sì, sicuramente. Sì, sono sempre 18650, perciò questi signori della Okoman, ok, hanno celle lidio da 6500 mAh cada una, ragazzi. Cioè hanno rivoluzionato il mondo questi signori. I miei complimenti, signori, davvero. Ma andiamo a vedere i feedback, dai. Andiamo a vedere la gente. Cosa dice di questi ladroni? Mamma mia. E allora, dove sono i feedback? Dove mi ha portato? Niente, non mi vuole far vedere neanche i feedback. Negozio. Negozio 98, 96% positivi. Intanto hanno tutte 5 stelle, ragazzi. Tutte 5 stelle, possibile mai? Perciò neutri, 44, negativi. Andiamo a vedere negativi. 30 ampere ora, sorry. I can drive more, 15. Grazie, è normale. Poi, questi sono in russo. The battery never has 30, la batteria non è da 30 ampere ora, questa usa 4x10 pezzi 18650 e la capacità potrebbe essere massimo 12-13,6. Fake, prodotto falso. La qualità è buona, però la descrizione non è buona. Ecco, vedi? Allora, forse avranno buoni feedback perché la maggior parte, come vedi, in 6 mesi hanno avuto 4.800 feedback positivi. E tutte, c'è tutte batterie false, eh? Tutte, tutte, tutte. Perché se andiamo qui, ritorniamo alle 36 volt, da 12 a 36 volt, come vedi, sono tutte farlocche. 30 ampere ora, 15 ampere ora, 8 ampere ora. Cioè non ci siamo, anzi forse su questo ci potremmo anche essere, sai? Su questo potremmo anche esserci, perché questo è un 36, 8 ampere ora. Ok, 8 ampere ora. Vediamo se mi specificano. No, non mi specificano niente. Sono sempre 18650, però questa volta abbiamo 1, 2, 3. Boh, 4, 4 paralleli. Se noi dividiamo 8 per diviso 4, abbiamo 2. Ecco, questo potrebbe essere un prodotto realista. Realista. 8 ampere ora con 4 paralleli. Ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Poi non guardiamo le BMS, perché se guardiamo le BMS ci dice massima scarica continua 15 ampere, istantanea 30 ampere, cioè sono sempre valori, se è vero nella norma, però non lo so ragazzi, non lo so.
Andiamo a vederne qualcun'altra, vediamo se c'è qualche altro venditore, ma non credo proprio. Come fa AliExpress a permettere la vendita di questi prodotti? Qua ce n'è un altro. 18.800. Dice che monta delle 3.400. 10S 4P. E allora, 4P siamo sempre lì. Come fai ad arrivare con delle 3.400? Con 4P a 18 e 8 quando nella realtà sei a 13 e 6 e oltre questo ragazzi 49,39 euro. Ma stiamo scherzando? Ma che prezzi sono? Io guarda, per curiosità acquisterei una di queste, la smonterei e davvero andrei a testare tutto. Ecco, questo ha fatto, questo lo ha fatto. Perciò mi risparmio anche i soldi. La batteria non è originale, come pubblicizzato. Riempito in sabbia. Perciò dice che ci sono celle false, riempite con la sabbia per andare a fare peso. Perché ci sono, ragazzi, eh? Non è il primo che vedo, non è il primo che sento. Fate attenzione, questo è un settore ragazzi orbo, si dice dalle mie parti, cioè cieco, si vanno a spendere soldi persi. Occhio a quello che comprate, fatevi i calcoli e assicuratevi che è un venditore serio. Prossimamente, se riuscirò tramite i miei contatti in Cina, vorrei avviare una nuova forma di assistenza, ecco, anche per tutti quelli che necessitano di batterie nuove. Voi sapete che sono in contatto con tantissimi produttori, però produttori seri. Vediamo cosa riesco a organizzare. Voglio fare una sorta di service di consulenza dove interagirò per voi, vi farò fare batterie su misura, però io sono semplicemente un punto di contatto tra voi e il venditore. Ecco. Prezzi ok, batterie ok, perché a me ragazzi non mi fregano. Con gli altri possono fare i furbi, però con me non mi fregano. Ragazzi, per questo video è tutto. Se ti piacciono i video così, scrivimelo sotto e prossimamente andremo, se vuoi, a vedere nuovi prodotti falsi. Ciao e al prossimo.